Un incontro dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie per un tuffo virtuale nel passato e la possibilità di rivivere per qualche istante la realtà dei bambini del Piemonte di ieri. Lo hanno proposto il 15 maggio nello Spazio Piemonte il testimone di cultura popolare Fernando Busca, accompagnato dalla banda di ottoni Quintet della Val Chiusella e da rappresentanti della Rete Italiana di Cultura Popolare. Un'ora trascorsa sul filo dei ricordi, cullati dalle note di valzer, polche e mazurche che hanno animato una mattina che ha rappresentato soprattutto un momento di festa. Giochi popolari che noi si aveva a quei tempi, negli anni 50, era il cerchio di delle vecchie ruote di bicicletta con un bastone oppure con una forbice e si giocava per i centri. Poi c'erano questi canali lungo le strade ciottolate e si facevano viaggiare, quando bagnavano gli orti, si facevano viaggiare questi nostri canoe costruite da noi. Le bobine che le nostre nonne o le sarte in legno non usufruivano più, noi si usavano per fare altri giochi, tipo la trottola o con i polloni sempre di castagno a fare dei fischietti.